Presidente, oltre 170 campane del vetro verranno installate qui a Foggia. Si continua, diciamo, sul versante della raccolta differenziata, ma in generale che stato dell'arte ha trovato qui a Foggia appena insediatasi? Noi sappiamo che sul comune di Foggia abbiamo avviato un lavoro di pianificazione e un'attività strategica proprio per incrementare la raccolta differenziata. Questo è un ulteriore tassello che aggiungiamo a quello che è un percorso che abbiamo ormai avviato da tempo. L'avvio del servizio di raccolta domiciliare per utenze non domestiche è stato uno dei punti, diciamo, cruciali proprio per dare un'impennata alla raccolta differenziata. Oggi, con la presentazione di questa ulteriore campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per la raccolta del vetro, con l'installazione di attrezzature che ci consentono appunto di fornire alle utenze punti di conferimento sempre più diffusi, ovviamente sono ulteriori strumenti che diamo alla cittadinanza. Noi chiediamo comunque l'impegno di tutti i cittadini proprio perché i principali attori sono loro e perché i risultati ovviamente di una raccolta differenziata ovviamente spetta all'impegno. Assessora, a proposito di differenziata porta a porta, c'è stata anche un po' di polemica sui social, perché insomma ci sono utenti che lasciano ancora i bidoni fuori dall'esercizio commerciale, giustificando il fatto che diciamo, tenerli dentro è poco consono per i clienti. Lei che cosa risponde? Allora, noi stiamo prevedendo alcune misure che possano in qualche modo supportare quelle attività commerciali che lamentano, a ragion veduta o meno purtroppo a volte, alcune criticità. Questo però non significa che faremo un passo indietro, nel senso che io vi invito a girare in qualunque città con un livello di differenziazione che supera il 65%, purtroppo può capitare di trovare carrellati identificativi all'esterno delle attività commerciali. Il senso è questo, se il rifiuto lo produciamo e il rifiuto guardare, è inevitabile. Poi è ovvio che dobbiamo cercare di migliorare il decoro urbano e quindi di evitare situazioni di degrado e in questo senso ce la stiamo mettendo tutta, anche evidentemente andando incontro ad esigenze particolari e non necessariamente generali che man mano l'esercente manifesta.